che di recente. Cioè, queste cazzate che spari, sei conscio del tuo stato mentale o pensi di essere un figo? Tu hai una ragazza qua, me la fai conoscere per cortesia? Voglio conoscere questo fenomeno, chi è? Siete? Cioè, voi quando avete finito di fare l'amore, questo figlio, dove l'accendi? È così? Ma stai insieme a lui tu, sì, ormai. Ma cos'hai, soldi? Neanche quelli, sei la Caritas. Cioè, fai del volontariato con lui. Qual è la domanda tipica, Giovanni? Io adesso me lo confesso. Adesso è un po' che sto con voi, guarda, non sono tantissimi, però hanno le facce simpatiche. Adesso che un po' che non so con voi, io mi sto cagando addosso perché penso questi sono tutti simpatici. Non vedo l'ora di andarmene. Allora, che tu ho sentito dire? Madonna, che fatica con te, Giovanni. Ti è piaciuta? È questa la domanda, ma che noi maschi italiani molte volte facciamo le donne. Io mi rivolgo a voi donne presenti, dico scusate, è o non è una delle domande più stupide che un uomo può farvi, eh? Così, tutte insieme, con l'entusiasmo di ogni volta. Perché uno che mi fa una domanda del genere vuol dire che di suo dei dubbi ce li ha. Cioè, cosa vuoi sentire dire alla tua compagna? Dice, madonna santa, ma sai che erano anni che non godevo così, sai? Ma sei veramente il Black Decker delle coperte, ma... Cos'hai di mezzo boxer? Un raudo, un fischione, che cos'è? Purtroppo Giovanni, ci sono pescato anch'io, una delle ultime volte sono talento con una donna. Quando è che l'Italia ha vinto il mondiale di calcio? Quando è? 82. Nel 36, perché sei una carogna. Comunque ero di nudo, solo con le calze bianche corte. No, erano quelle da figo, perché c'è scritto sport in sport qua. Lei era qui, prendo la sigaretta così da uomo deciso, la guardo e le faccio. E allora? E dove l'accendi? E allora? Ti è piaciuto? E mi fa, che cosa? Poi per fortuna i tempi sono un po' cambiati, anche se ci sono dei giornali d'Italia che pensano che i giovani d'oggi siano tutti degli imbecilli. Questo giornale qua, voi lo conoscete, si chiama Cioè. Conoscete? Si rivolge a una fascia d'età che va dai 14 ai 20 anni, più o meno. Secondo questi imbecilli, i giovani d'oggi non sanno baciare, e cosa fanno loro? Tenetevi forte, mettono le foto. Guardate qua, Giovanni, guarda, magari impari qualcosa stasera. Guardate, incredibile, ma vero? Lo sapete che esistono 6 tipi di baci differenti? No, e neanche io, ne conoscevo uno, sai quello classico, là, un attimo, sì, la sera per l'altra. Ma non è il fatto delle foto, sentite le stupidate che hanno scritto, tutto vero, il bacio intimo. Le labbra si sfiorano, si premono, si dischiudono. Le lingue si cercano e si muovono insieme al ritmo preferito. Ma... il meneito, la samba! Ci vedo cosa ne guarda, senti cosa hanno scritto, senti il bacio profondo, senti, si insinua profondamente la lingua nella bocca della partner per esplorarla con movimenti laterali in su e in giù a un ritmo lento e sensuale. Qui praticamente attacchi il manifesto, cioè, il massimo arriva adesso, ve lo giuro su mia madre, hanno avuto il coraggio di scrivere importante, due punti, darsi il cambio. Ma adesso il cambio, ma guarda, sei alla COP, c'è lì la maiala di turno, c'è qui la lupaglia col poverino, 28 io, io pensavo, dico le stronzate, sono finite, vai, quest'altro conoscete ancora di più, silhouette donna, definisce l'uomo secondo di come bacia un animale, ma non un animale particolare, vari tipi di animali, lo sapevi che c'è l'uomo formichiere? Senti cosa fa questo qui, è l'uomo che bacia con grande impeto spingendo a fondo la lingua nella bocca della partner. Questo ti fa una gastroscopia praticamente. C'è poi quest'altro, l'uomo pitone. È l'uomo che durante il bacio usa la lingua per sferrare brevi e incisivi attacchi, affondandola e ritraendola rapidamente dalla bocca della partner. Se vai con uno così devi portarti l'antilibera, perché senti guardi, sei rovina. E infine secondo me c'è anche stasera qua in mezzo a voi, ma non ancora capite faccia, ma c'è? Forse l'ho trovato.
Giovanni dice, sta guardando bene, sì. L'uomo merluzzo! È l'uomo che bacia con distacco tenendo la bocca semi chiusa e non mettendo mangio con la lingua. Ma la chicca vera è questa qua. Questa è venuta per ultimo inserto di un noto settimanale, devo dire che poi non c'è nulla da scandalizzarsi, perché questi giornali li trovate in titolo anche voi. Inserto di Vivere Sani e Belli, come si intitola? Allora qua io ho trovato le 10 regole per una notte d'amore indimenticabili. Questi signori dicono, siccome voi maschi italiani siete degli imbecilli rispetto alle donne, se invitate a casa vostra una donna per la prima volta e non volete fare brutta figura, seguite queste 10 regole. Io ve lo giuro, quando le ho lette ho pensato, ma che cazzo hanno fumato? Vi dico che la regola numero 1 è l'unica normale, le altre sono un trionfo del crack. Allora, quali ne sono i tossici generi? Punto numero 1, sentite queste 10 regole. 1. Non indossare mai slip e calzini bianchi corti. La donna è molto attenta a questi particolari. Donne presenti, d'accordo? Sì, più o meno, ok. Punto numero 2, qua iniziano a rollarsi la canna. Scegli con attenzione la colonna sonora della tua serata. No a Gianni Morandi. Ma punto primo, perché? Secondo, io non ho mai pensato di portare a casa mia una donna che sul più bello, tra i tanti, tantissimi pezzi che ha fatto Morandi, magari mettere quello che fa uno su mille ce la fa. Non ci ho mai pensato. Punto numero 3, qui la canna se l'accendono. Cura molto il tuo pelo, naso, orecchie, petto e schiena. E che cazzo sei, lo Yeti sei? Perché? Io per questo vi chiedo al massimo di silenzio, perché io mi sto informando su chi sia il genio che ha scritto queste regole. Sentite per il punto numero 4 che cazzo hanno scritto. Quando indossi il preservativo, non farti notare. Mettetelo una settimana prima. Utilizza manovre veloci e sicure. E cosa ne sai? Amore, sei pronto? Vai, 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 proviamo, vai. Proviamo. Parlale sempre ed in continuazione. Pensa che parla lui. Sussurrando le frasi d'amore tipo. Nei tuoi occhi vedo la strada. Sì, dove battevi io ti ho tolta. Nei tuoi capelli sento la seta. Ma mettici anche le tue orecchie, tolgo il cerume. Hai fatto una bella prima di cazzare. 6. Sentite che l'altra fesseria ha scritto. Durante l'appresso afferrala delicatamente sotto le ascelle e indirizzala dove meglio credi. Ma se uno la mettesse in pratica sta regola, ve lo immaginate come dovrebbe essere? Track, vai a Venezia, vai. Per i deficienti si prende. Questa è strepitosa. Se soffri di eiaculazione precoce, concentrati sulle tue passate esperienze lavorative. Ma questa come dovrebbe, Giovanni, tu la mettessi in pratica questa cosa? Non riesci a capire? Dovrebbe essere, io poi lo so, dice, io per 2 anni ho fatto l'idraulico. Adesso ho fatto domande in comune, speriamo che mi assumano, perché non è un perfetto, io non so, perché deficiente. Punto numero 8. Per lasciarle un ottimo ricordo della vostra notte d'amore, io aggiungo se fosse ancora in casa questa, di tanto in tanto, quindi non sempre, di tanto in tanto spargi del mughetto nella stanza. Ma io dico, tu stai facendo...